Bene a tutti ragazzi, qua Orgasmi che sono qui con un nuovo squad builder. Stavolta parliamo di una squadra che costa 25.000 crediti circa, un po' meno per Xbox, e che probabilmente potrebbe essere una delle migliori squadre, se non forse la migliore squadra che potete fare con quei crediti, perché è davvero qualcosa di mostruoso. Direi subito di partire senza perderci troppo in chiacchiere. Ho utilizzato il 4-4-1 come modulo, perché forse è il miglior modulo di questo gioco, almeno per quanto mi riguarda mi sto trovando davvero benissimo con questo modulo. Partiamo subito dal portiere, che è Julio César. Julio César è un buon portiere, la prima volta che lo provo quest'anno, e devo dire che non mi ha deluso. È un buon portiere, fa delle ottime parate, sempre piazzato nel posto giusto. Delle volte fa delle boiate, come accade con tutti i portieri, però tutto sommato è un buon portiere che secondo me vi infonde abbastanza sicurezza. Poi terzino destro abbiamo Aurier oppure Van der Ville. Io ho utilizzato Van der Ville, che mi è parso davvero un buon terzino. Comunque potete utilizzare anche Aurier se preferite. È molto veloce, quindi fa tanti recuperi in difesa. Poi comunque ha un buon dribbling, trastellabilità, forte in difesa, in fisico, buon passaggio. Tutto sommato è davvero un buon terzino, e mi ha fatto anche un assist in 5 partite e costa relativamente poco. Poi abbiamo David Luiz come difensore centrale di destra, davvero un buon giocatore. Non vi aspettate il David Luiz buggato degli altri anni, da FIFA 12 fino all'anno scorso. Non è così buggato, probabilmente perché non essendo più in Premier League hanno deciso di sbuggarlo un po', però comunque sia rimane sempre un ottimo difensore, sempre in posizione. A me quel work rate alto d'attacco non si è sentito particolarmente. Prezzo secondo me è basso per quanto mi riguarda, 5.000 crediti circa sono abbastanza pochi secondo me per come rende in campo, quindi tutto sommato un ottimo giocatore, che è anche comunque un buon passaggio per essere un centrale di difesa. Compagno di reparto, ho utilizzato Miranda, che quest'anno lo sto utilizzando veramente tanto perché mi trovo sostanzialmente molto bene con lui. Prezzo basso, giocatore veloce, fortissimo in difesa, ottimo fisico, buon work rate, davvero un centrale utilissimo in qualsiasi squadra, quindi tanta roba. Poi terzino di sinistra abbiamo Oaxel, perché ragazzi Coentrao è veramente uguale ad Axel, a Bomber Marzio. Buon giocatore, peccato quelle due stelle piede debole e quella velocità che pensavo fosse un po' più alta, invece è solamente 80, però comunque sia tutto sommato anche lui è un ottimo giocatore. Prezzo forse un po' alto, però essendo del Real Madrid ci sta anche. Quindi no, comunque un buon terzino, work rate medio-medio, normale, come volete intenderlo, quindi ci sta, molto buono. Poi andiamo con il centrocampo, anzi andiamo con l'esterno di destra. Troviamo Lucas, che volevo provarlo assolutamente quest'anno, mi sono trovato molto bene, 5 partite e un gol. Ovviamente è difficile giocare con gli esterni, non tanto che è difficile, sono un po' fuori dal gioco, come ho ripetuto tante volte dall'inizio di FIFA 15, però comunque sia un buon giocatore, work rate normale, ci sta per un esterno, velocissimo, quindi sulla fascia veramente si fa delle scavallate paurose, un discreto tiro, dribbling allucinante, cioè schillate di brutto con lui, e anche un ottimo passaggio. Tutto sommato è un ottimo giocatore, 6.000 crediti sono una bella cifra, però secondo me è un ottimo giocatore. Poi CC di destra abbiamo Matuidi, che anche lui sto utilizzando parecchio come CC, ma non come CDC, perché molte delle squadre che faccio hanno i CC e non i CDC. Matuidi è un ottimo giocatore, mi ha fatto tanti assist in questa squadra, non so perché, ma tanti assist, dà sempre il suo apporto alla manovra. Peccato che di destra non sia fortissimo, però in ogni caso secondo me è un ottimo giocatore. Ovviamente il prezzo si riferisce anche al cambio di ruolo. Poi abbiamo un CC secondo me formidabile, Melo. Felipe Melo, ragazzi, è fortissimo da CC. Allora, io l'ho provato tante volte da CDC quest'anno e mi sono sempre trovato molto bene con lui. Lo reputo uno dei migliori CDC di questo gioco per rapporto qualità-prezzo, ma soprattutto da CC, ragazzi, per ora è il CC più forte che abbia mai provato. È completissimo, segna un casino, sembra che non abbia work rate normale alto, ma alto normale, diciamo invertiti due work rate, perché era sempre in attacco. Infatti guardate, 5 partite, 4 gol, inspiegabile, davvero un giocatore che ha una finalizzazione pazzesca davanti alla porta, fa sempre gol, sempre nella posizione giusta, sempre all'attacco, davvero un gran giocatore, provatelo perché ne vale la pena.
Poi, esterno di sinistra, Bruma, giocatore forse più inutile della squadra, o meglio, il giocatore che ho utilizzato meno di tutti, perché mi serviva sostanzialmente per partire dalla difesa, andare un po' in contropiede e basta, perché poi non è che ha tante grandi caratteristiche, oltre alla velocità e il dribbling. Ha un tiro non ottimo e passaggio non da meno, però comunque sì, mi ha fatto 2 assist in 5 partite, quindi va anche abbastanza bene. Andiamo con la T. Stiamo parlando di Diego, che secondo me è un ottimo giocatore, Diego. Peccato che non sia velocissimo, ma se questo giocatore è in partita, davvero ve la cambia da così a così. È veramente un giocatore importante quando è in partita, perché vi riesce a far vincere lui le partite. È un giocatore molto driblomane, quell'85 di dribbling ne è la testimonianza, e anche quelle 4 stelle abilità. Ha un buon tiro dalla distanza, con 4 stelle piede debole, un ottimissimo passaggio, fa degli assist veramente al bacio. Quindi secondo me è davvero un buon giocatore, se sapete utilizzarlo al meglio diventa devastante. E passiamo con l'attaccante, la punta di diamante, stiamo parlando di Emanuele Menicche, davvero un giocatore pazzesco, velocissimo, fisico della Madonna, work rate pauroso per un attaccante, tiro estremamente efficace, finalizzazione perfetta, davvero un giocatore pazzesco, ecco, diciamo così, pazzesco. Quest'anno Menicche è davvero pazzesco, mi ricorda un po' le Menicche di FIFA 13, che era qualcosa di mostruoso. 1400 crediti per acquistarlo è davvero uno scherzo, 4 gol in 5 partite, considerando che gli avversari mi hanno quittato parecchio, quindi poteva fare più gol e magari anche qualche assist, però comunque è un ottimo giocatore. E comunque questa è una squadra veramente molto competitiva da utilizzare anche in divisione, qualsiasi divisione penso vada anche abbastanza bene. Ragazzi, questa è la squadra, io vi invito a farla perché 25.000 crediti sono molto poco, potete utilizzarla anche nel market crash quando usciranno i toti, o comunque sia per divertirvi, ecco. Io come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace, a 300 mi piace uscirà un nuovo video, vi invito a lasciarmi un commento scrivendomi quale squadra volete che io vi proponga nel prossimo squad builder, siate precisi, magari ditemi anche qualche giocatore da utilizzare o dei budget da mettere, e soprattutto se volete di qualche livello preciso o se volete anche una BSG, che quest'anno forse non ho ancora fatto. Vi invito a iscrivervi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video, bella raga! We'll be right back.